Amici di Serie C TV, piattaforma Eleve Sports, una buona sera da Antonio Fioretto. Questo è il Marcello Torre di Pagani. Questa è Gelbison Juve Stabia. Prima giornata si inizia del girone C. Così ospiti della Juve Stabia, trasferta vietata per loro per motivi di ordine pubblico. Occhio al calcio di punizione. Bentivegna cerca la porta e deve deviare in angolo vitale nel primo intervento della sua partita. Due minuti, prima conclusione nello specchio. Il destro, terra aria di... Pronto col destro. Parabola ad uscire. Parte il 10. Nel mucchio la girata e il gol. Il vantaggio della Juve Stabia. Pronti via. Sono bastati tre minuti alle Vespe per portarsi avanti. Pizzato, palla che si impenna. Resta pericolosamente in aria, allontanata, prova a coordinarsi Marong, cerca il destro che scende, quasi beffa Barosi, palla che termina fuori, non di molto, primo squillo della Gelbison, il destro da fuori di Boubacar Marong, d'angolo così non è, battuta con le mani, scacca Barozzi, cerca spazio, trova Berardocco, vertice dell'aria, bassa per il destro di Altobelli, troppo debole, prevedibile, facile per... Vitale, doveva metterci maggior convinzione il centrocampista di Terracina. Si riparte da dietro, giro palla prolungato della Gelbison che nel scorso campionato di Serie B ha fatto vedere un buon gioco, qui perde però un brutto pallone Marong e allora il destro da fuori tentato da Ricci, largo ma graziata qui la Gelbison con un pallone criminoso verso la... che il mancino di Fornito. Il tocco infatti è corto, proprio per Fornito che va dentro. La deviazione! Barosi si supera con un grande intervento sul colpo di testa di Statella. Ancora viva l'azione. Graziani cerca il controcross, ancora ribattuto. Di nuovo corner. Felina la reazione di Barosi. Distinto puro. Pallone sulla sinistra. Dell'Orfanello, centralmente ancora Berardocco, è suo il cross, palla interessante per il 2-0, firmato Luca Pandolfi. Gelbison 0, Juve Stabia 2, proteste solo accennate dei giocatori di Esposito per una spinta al centro dell'area di rigore, infatti ora vanno gli uomini. Perde il pallone, Pandolfi ci prova da centrocampo. Che batte subito il corner, corto, messo poi sul palo lungo di testa, dentro a Sarrentino, il colpo di testa, il gol. La rete del Gelbison, il primo storico gol in Serie C per la Gelbison. È filmato dal terzo tempo di Bonalumi. Contatto, non c'è nulla, dice l'arbitro. Due giocatori a terra, Bentivegna la alza dentro l'area per Scacca Barozzi che la rimette indietro. Altobelli prova a coordinarsi, gol pazzesco, rovesciata meravigliosa di Daniele Altobelli che trova il 3-1 per la Juve Stabia. Parte lui, parabola ad uscire, il colpo di testa e il miracolo su Tonucci di Vitale che ci mette la mannona e va in angolo. Mentre sono pronti Foresta e De Sena, mentre la conclusione, la parata di Barosi, veramente maiuscola, oltre ovviamente al gol capolavoro del 3-1. Palla dentro, Sané controlla, prova a girarsi anche lui, smanaccia Barosi, poi il gol in fuorigioco. In fuorigioco. Maggioni, in avanti, ancora Gilli, controlla così così, interviene... Poi Gerbo che lancia Pandolfi dentro l'area. Pandolfi alto sopra la traversa. Parte Uliano col mancino, il suo cross. Sorrentino la rimette dentro. Palla che resta lì. Il destro murato. Calcio di rigore. Calcio di rigore per la Gelbison. Destro di Sané. Murato pronto. Si attende il fischio che arriva ora. Parte Giuliano col mancino. Palo pieno e poi non riesce Di Fiore a ribadire in rete, clamorosa occasione gettata al vento dalla Gelbison proprio col suo capitano. Poi spazio a tutte le analisi e alle disamine anche coi risultati dagli altri.
altri campi. Eccolo il rilancio, arriva il triplice fischio di Catanoso di Reggio Calabria, finisce qua. Juve Stabia batte Gelvison 1-3 in questa prima giornata del girone C di Serie C 22-23, una partita divertente con tante occasioni, soprattutto nel